La cosa, per fortuna, che la morte non può fare è cancellare il ricordo. Mi ricordo quando non potevi camminare e giocavamo alla corsa dei bimbi in braccio. Mi ricordo quando ti chiudevi in camera e ripassavi la lezione ad alta voce, quando ti avvolgevi la sciarpa al collo ed il cappello a coppola che mi sembrava già da grande. Mi ricordo quando provavi a rincorrere l'autobus, quando ci baciavamo con lo schiocco, quando col capitano Bembe sulla barca Cesira parlavamo di questioni sentimentali. Mi ricordo quando desideravi i tortellini alla panna e lo stracchino e patate, quando eri il primo di noi a collegarti ad internet, iperbole, e litigavamo per il dominio sul mouse. Mi ricordo quando davanti ai medici che ti visitavano ridevamo a crepapelle, quando guardavamo i film e li rifacevamo a modo nostro, quando catturavamo Babbo Natale, quando lottavi con imbusti, quando prima di entrare sotto i ferri dicesti chissà quando ci rivedremo, quando l'operazione fu perfettamente riuscita e quando tutto precipitò. Mi ricordo quelle interminabili attese in rianimazione, quei 240 giorni in coma, e noi tutti indaffarati a parlarti, raccontare. La solidarietà della gente, il viaggio della speranza a Innsbruck e il primo bacio con lo schiocco al quale hai risposto di nuovo. Mi ricordo il tuo respiro, mi ricordo il silenzio del tuo respiro. Mi ricordo quando non c'era via d'uscita, quando non c'era nulla da fare e mi ricordo oggi che c'è molto da fare. La vita è come un imbuto. Quando sei nella parte larga, non ti accorgi mai che ad un certo punto lo spazio si restringe e speri sempre di restare a galla, mescolando tutto quello che ti accade mentre ti accade. Ma l'imbuto ha nella parola qualcosa che lo giustifica. Guarda che mi restringo. Guarda che quello che c'è qui dentro non può passare tutto assieme. L'imbuto si restrinse all'improvviso e quello che Luca era stato, tutto quello che aveva vissuto, quello che lui era con noi e noi con lui, scomparve per sempre. Se n'era andato nel sonno in maniera improvvisa ed imprevista, nello stesso modo in cui era andato in coma, per un'operazione perfettamente riuscita, dagli esiti imprevisti e disastrosi. Se n'era andato ed era sopraggiunto un improvviso silenzio.
La gala di solidarietà che aveva permesso a Luca di andare in Austria e a noi di accompagnarlo non doveva fermarsi. Maria allora espresse molto bene in un appello pubblico. Dedico questa serata a Simona, una nostra cara amica che è stata 11 mesi in stato di minima coscienza dopo il coma e oggi ci ha lasciato. Dedico le parole che leggerò e che ho scritto 14 anni fa a tutti quei giovani come Simona e come tanti altri. Stanno facendo la loro battaglia. Se il tempo di una vita è sempre impossibile da definire, l'intensità dell'esperienza negli anni destinati a vivere accanto a una persona cara è spesso veramente straordinaria, come è accaduto a me, che ho vissuto assieme a mio figlio solo 16 anni. È una dimensione molto intima e privata, quell'esperienza che ogni coppia di genitori conserva nella teca dei ricordi legati all'infanzia, all'adolescenza, alla giovinezza dei propri figli. Così anche l'esistenza di Luca è stata fondamentalmente nostra, mia e di Fulvio. Però le vicende che hanno causato il suo coma hanno portato il mio coraggioso ragazzino a vivere una prova ancora più impegnativa di quanto avesse già dovuto fare, perché la sua vita è stata estremamente dura sotto l'aspetto della salute fisica, ma lui l'aveva sempre affrontata con spirito battagliero e allegria. Quando il terribile danno al cervello che aveva subito aveva reso quasi impossibile una sua diretta, o almeno consapevole per noi, reazione alla malattia, è scaturita un'enorme solidarietà da parte di decine e decine di persone che hanno aiutato Luca e noi genitori, che l'amavamo tanto, a combattere in modo veramente strenuo una battaglia appassionante per la vita. Non è facile descrivere a parole ciò che abbiamo provato io e Fulvio, a vivere circondati da tanto calore e incoraggiamento, un'esperienza così dura e atroce. Il terrore di fronte all'incomprensibile dimensione del coma si è trasformato in un continuo sforzo teso a ricostruire un legame e una comunicazione con nostro figlio. E ci siamo riusciti, com'è stato bello. Lo strazio nel guardare il nostro Luca così deturpato dal quasi totale spegnersi delle sue facoltà si è trasformato in un prodigarsi continuo ad alleviarne il dolore nel corpo, a ridare espressione al volto, a cogliere tanti piccolissimi segnali della sua volontà espressa nel silenzio della sua nuova dimensione, ma tuttavia ancora così tenace. Tutto questo non sarebbe potuto avvenire se noi genitori avessimo solo dato ascolto ad alcuni medici che ci avevano ripetutamente scosso il capo in segno di scoraggiamento, o ad altri che ci avevano consigliato di divorziare da nostro figlio. Tutto questo è avvenuto perché noi, fragili, stanchi, indeboliti da mesi di rianimazione, abbiamo sentito attorno a Luca una forza enorme provenire da tantissime persone che volevano condividere e aiutarci a combattere, a non arrenderci, a rendere ancora fruttuoso l'amore che nutrivamo per il nostro ragazzo. L'immagine che mi sono fatta di questa battaglia sostenuta dall'incoraggiamento di tanta gente
è quella di un motore funzionante a tutta potenza, un motore alimentato dal nostro amore, che si carburava continuamente di tanto altro amore, proveniente dalle parti più disparate. Un'esperienza di vita veramente al massimo. Ora, la fine della presenza fisica di Luca fra noi non deve portare allo spegnersi di questo motore. Sarebbe veramente il fallimento di una grande prova. Forse è stata la prova generale. Adesso comincia la recita. Così il grande sforzo di solidarietà sorto attorno al dramma di nostro figlio dovrà continuare nella direzione di altri giovani vite che sono nella prova e potrà donare ancora speranza a chi deve accompagnarli nella sofferenza. Luca, dalla sua posizione privilegiata, ci aiuterà a trovare l'energia e le idee per mantenere saldo il nostro sforzo e vigilerà su di noi, deboli, nella nostra volontà individuale, ma forti, nella solidarietà, affinché continuiamo il cammino che ci ha permesso di trasformare una storia di dolore in una manifestazione della forza dell'amore.
La prima cosa che ho sentito in maniera forte è stato cercare il contatto con lui. Sentivo la sua mancanza fisica e questo era insopportabile. Lui non c'era più e io ero solo. Non era il mio dolore e non soltanto quello che io avevo perso. Era principalmente quello che lui aveva perso. Quello che gli mancava e gli sarebbe mancato per sempre. Le sue passioni, le sue emozioni, le sue amicizie, i suoi progetti. La prima cosa che pensai era che Luca avesse voluto e potuto aprirmi uno spiraglio verso un'altra dimensione. Lui era passato dall'altra parte, io non sapevo dove, nessuno sapeva dove, ma qualcuno ci aveva provato, prima di me. Io ero troppo fragile, troppo ignorante, ero pervaso da un grande dolore che non aveva sbocchi. Qualche genitore in realtà scoprì poi, molti genitori. Prima di me erano stati orfani dei propri figli e avevano cercato la stessa cosa. Io dovevo trovarli, mettermi in contatto con loro, perché ero come un fiume che nasceva da una piccola sorgente e che aveva bisogno di affluenti per prendere forza, per crescere, trasformarsi e buttarsi nel mare. Ma dov'era la mia foce? Cominciai un viaggio che mi impegnò alcuni mesi. Attraverso amicizie incontrai chi si era messo in contatti con i propri figli. Erano persone che avevano fatto un viaggio simile al mio, storie di grandi tragedie e immensi dolori, figli morti in incidenti d'auto o per malattia. Qualcuno aveva scoperto doti medianiche, tipo la scrittura automatica, o la capacità di avere contatti tramite il registratore. Avevano cominciato con grande energia e molte soddisfazioni. Si sarebbe pensato che questa esperienza avrebbe riempito tutta la loro vita, ma quasi tutti, dopo i primi momenti di grande impegno e comunicazione con l'aldilà, avevano dilatato i loro contatti. La risposta era perché toglieva troppa energia. Io dopo la mia esperienza ho anche pensato perché era venuta meno l'urgenza di quel contatto e di quella esperienza. Andai così da alcuni medium inglesi che quell'anno vennero a Riccione. Entrai avendo in tasca la foto di Luca, accompagnato dalle parole della mia collega giornalista. Non dire niente. Fai domande e ascolta. Entrai. L'assistente disse: il modo con cui lavora la signora è sintonizzarsi con il mondo dello spirito, mettersi in contatto con i suoi cari e parenti e avere una comunicazione. Una volta che siamo partiti è possibile fare domande. La medium si concentrò e partimmo. E lei disse: so che lei ha molti libri che usa come punti di riferimento. Ha una scrivania che è completamente ricoperta di libri. Vedo un signore, un uomo piuttosto anziano, oltre i 60 anni, un nonno. Io dissi: non un padre? Suo padre forse non aveva questo problema polmonare. Ha un senso per lei? Non so. Lei sta cercando un contatto con una ragazza giovane. Suo padre è qui. Ha portato una ragazza giovane, circa 30 anni. Appartiene alla vostra famiglia? Non so. C'è una persona sul pavimento. Dice: mi hanno mosso. Mi hanno messo sul pavimento, ma non c'era nulla che potessero fare. Mi scuso, è molto confuso. Così il dialogo fu molto lungo. Le parole si rincorrevano, ma fino a quel momento la seduta era stata uno studio estenuante tra me e la medium. Mi ero controllato, era stato ligio l'imperativo, non dire niente. Ma non era successo niente. Mi sentivo come il ciclista Antonio Maspes, famoso per i suoi surplus. Era capace di restare inchiodato sulle ruote della sua bicicletta, innescando una guerra di nervi. Sapeva che prima o poi l'avversario avrebbe ceduto e sarebbe partito. E chi partiva per primo di solito perdeva sempre. Lui l'avrebbe riacciuffato in velocità e stroncato sul traguardo. Succedeva sempre così. Ma a me non importava. In fondo in questa gara avevo già perso più di quanto avrei potuto perdere. Misi la mano in tasca e le dissi: le faccio vedere la foto. Avevo ceduto all'emozione. E da quel momento l'incontro cambiò. Solo ora eravamo davvero partiti, anche lo sguardo della medium cambiò, la sua voce si fece più sicura e tutto confuso, come se non foste certi di quello che era successo a lui. E suo figlio? Sì. Continua a parlare della testa. Aveva un problema con la testa? Sì. È un ragazzo molto vivace, le sta facendo vedere una maglietta con un disegno di un cartoon. Che cartoon? Dissi io. Mickey Mouse, rispose lei. Sì. È come se ancora avesse bisogno di adattarsi a questa nuova dimensione, di farsi forza. Quando avrà abbastanza forza, lui si farà sentire la sua presenza, a casa. Sentirete che lui c'è,
Lui dice: dite ai miei genitori che io gli voglio tanto bene che sto bene. Mia nonna mi tiene bene d'occhio e ha cura di me. Io gli chiesi: cosa fa? Lui va molto spesso in bici, non ci sapeva andare. Ho ancora quelle biciclette con le rotelline di lato, così non vado giù. Gli piace anche arrampicarsi sugli alberi. Ma esistono gli alberi nell'aldilà? Oh sì, tanti alberi. Gli piace fare i disegni? Io risposi: qualche volta. Ci deve essere un disegno del suo sul muro, l'ha fatto lui, un foglio di carta. Dice: io vedo il mio disegno, c'è anche un cagnolino che lo segue. A lui piacciono molto gli animali, ma non i cani grandi, altrimenti ha paura. Io mi prenderò una grossa cura di lui, dice la nonna, e la mia luce, il mio sole. Ma lei riesce a sentire un po' della vita che ha fatto qui? No, perché è così occupato a parlarmi di quello che fa lì. Il tempo è finito, ma sicuramente questa non è l'ultima volta che è in contatto con lui. Ora dice: non sto poi così male, non ho più paura, e ha avuto il coraggio di mettersi al lato della nonna. Riesce a vederlo qui attorno a me? No, rispose la medium, è come se lo vedessi nella mia testa. Ma cosa dobbiamo fare con le sue cose? Avete parlato forse di avere altri bimbi? Lui ha detto che gli piacerebbe avere delle sorelle, così potrebbero giocare con lei, con le sue cose. Voi potreste dire loro che hanno un fratello che li guarda dal mondo dello spirito. Ma io le chiesi: quando fa queste sedute, ha maggiori o minori sensazioni, a seconda delle persone che ha davanti? Ma guardi, è come con le persone qui sulla terra, con alcune si va più d'accordo che con altre. La stessa cosa avviene anche con il mondo dello spirito. Ma il nostro incontro, come lo valuto da 1 a 10? 6, rispose lei. Ma perché quando gli spiriti vengono non dicono mai delle cose così precise da essere riconosciuti esattamente? Guardi, lavoro da 20 anni e se avessi la risposta a questa domanda avrei risolto i problemi di tutte le persone. L'ultima parte era stata gratificante, ma fino a quando avevo seguito il consiglio della collega giornalista, non dire niente, non era successo niente. Erano venute persone che non cercavo, frutto della visione della medium, ma lì io non c'entravo. Uscii con un gran vuoto dentro, invidiavo quella ragazza prima di me che piangeva, perché la medium aveva indovinato tutto, anche la morte del suo cane.
Avevo comperato una piantina di fiori. Non era una pianta vera, era di plastica, colorata. E non era neanche grande. L'avevo vista nella vetrina di una cartoleria. Mi aveva attirato perché era in mezzo a tante altre piantine e formava un'unica macchia colorata. Non era grande. Ero entrato per guardarla da vicino. Stava tra il mio pollice e l'indice ed era molto bella. A Luca sarebbe piaciuta? Avevo risposto affermativamente e l'avevo comperata. L'idea era di portargliela nel luogo dove il suo corpo riposava, sotto un sasso, con un bel verde intorno che forma un piccolo giardino. Il luogo che Maria cura molto bene, con tante piante, tanti fiori intorno ad uno stelo di rame, che conduce ad una casetta anch'essa di rame, donna dello scultore Nicola Zamboni, con tante fessure dove riporre messaggi che incontrano un faccino sorridente e simpatico, il suo, quello di lui, quello di Luca. L'avevo comperata quella piantina alla vigilia di Natale e l'avevo fatta impacchettare bene perché non si sporcasse, non si rompesse e principalmente perché facesse più volume e per non perderla. Mi aveva tenuto compagnia quella piantina. L'avevo scambiata tante volte con le mani di Luca perché ne sentisse l'odore, che non era proprio dei fiori, ma di qualcosa che assomigliava. Non potevi regalarmi qualcosa di più? Di più cosa? Qualcosa di più o qualcosa di meno? Qualcosa di meno ma un po' di più. Dai papà, me la dai? L'avevo tenuta nella tasca del cappotto e quando avevo cambiato cappotto l'avevo spostata nella tasca dei pantaloni. Mi era caduta per terra quando avevo cambiato i pantaloni e l'avevo poi trasferita nella tasca della giacca. Me ne ero poi dimenticato completamente. E l'avevo poi ricercata nel cappotto, nei pantaloni, nella giacca e finalmente l'avevo ritrovata quando pensavo di averla persa. Avevo deciso di lasciarla nella tasca di un unico cappotto e sempre nella stessa tasca, la sinistra. Ogni tanto la toccavo e pensavo, Luca, adesso te la porto. Erano così passati mesi e quando mi ritrovai nella metropolitana di Londra, dopo una giornata piacevole e faticosa al tempo stesso, tra musei e gallerie, attento a guardare di non perdere la fermata giusta, voltando lo sguardo a destra, avevo incontrato quello di un bambino. Avrà avuto 2 anni, in carrozzino col ciuccio in bocca. I nostri sguardi si erano incontrati e mentre ci guardavamo, scambiandoci piccoli sorrisi, la mia mano aveva incontrato in tasca qualcosa di piccolo e duro che non era neanche più incartato. Non ricordavo neanche più di averla. L'avevo automaticamente tolta dalla giacca e mentre la guardavo sembrava che anche il bambino la guardasse. Qualcosa di più, ma un po' meno. Mentre pensavo, la devo portare a Luca. Mi sembrò di sentire la sua voce. Papà, me la dai? Il mio gesto di dargliela fu un tutt'uno con la mano del bimbo che si alzava e la mia voce un po' impacciata che diceva «Flowers». Il ciuccio cadde dalla bocca, mostrando un sorriso splendido su pochi denti. E lo accostò al naso per sentirne l'odore mentre i genitori ridevano. Ero già arrivata la sua fermata. Il tempo per chiedere al padre «What is your name?» e sentirsi rispondere qualcosa che non era John, non Robert, forse Ryan. Lo vidi andare via felice con un dono che non si aspettava. L'avevo tenuta, cullata per tanti mesi in tasca, proprio perché dovevo incontrare John, non Robert, forse Ryan. Ne comprerò un'altra che mi tenga vicino a Luca, aspettando il tempo per portargliela.
C'è un proverbio africano che dice: per educare un bambino non bastano due genitori, ci vuole tutto il villaggio. Adattandolo alle nostre tematiche potremmo dire: per riabilitare, aiutare e accompagnare un paziente in coma e stato vegetativo non basta la famiglia, ci vuole l'intera comunità. Ormai sembra riconosciuto che il coma è una sintomatologia della famiglia e come tale tutto l'ambito familiare, la rete amicale e affettiva, che deve esserne coinvolta e curata. Questo vuol dire affrontare il tema in maniera interdisciplinare, da vari punti di vista, tenendo conto che il fattore ambientale è molto importante. Bisogna dire che l'incontro tra chi sa di coma e chi vive il coma diventa molto significativo. Il sapere e il vivere sono due competenze che a volte si incontrano, spesso si scontrano. C'è una competenza della famiglia, quella affettiva, dell'accompagnamento, il sapere dettato dal punto di vista, dalla formazione personale e da altro ancora. La Casa dei Risvegli Luca De Nigris è un centro pubblico riabilitativo post-acuto, di assistenza e ricerca, aperto all'accoglienza degli ospiti e delle loro famiglie dal febbraio del 2005. Rappresenta un modello innovativo inteso a favorire nei soggetti giovani e adulti il recupero delle capacità relazionali, anche attraverso la convivenza continuativa con la famiglia e il ristabilimento di ritmi e riti familiari. Se dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris oggi proviamo a guardarci indietro, l'altezza è strabiliante. Non è quella della collina dell'ospedale Bellaria, dove il centro sorge, ma molto, molto, molto più in alto. Oramai il punto da dove siamo partiti non si vede neanche più, eppure sappiamo benissimo dov'è. È da Luca che siamo partiti, il nostro Luca, il figlio che tutti i genitori che hanno perso un figlio rimpiangono. È la cosa che ricordiamo meglio. Ricordiamo bene anche tutti i passaggi, tutti i tavoli di lavoro, tutte le donazioni, tutte le grandi passioni, i piccoli grandi eventi. Quello che non riusciamo a sapere, quello che non riusciamo a capire, come abbiamo fatto. O per meglio dire, sappiamo come abbiamo fatto. Riusciamo anche a spiegarlo, molti ce lo chiedono. Molti vorrebbero creare altre case di risvegli e questo è anche il nostro obiettivo, il nostro desiderio. Ma quello che cerco di far capire con modestia è che noi possiamo tranquillamente donare la nostra esperienza e farli partire da un punto diverso, più avanti del nostro, ma che c'è poi un'alchimia, una formula, che non è decodificabile e quell'ingrediente che c'è o non c'è. Qualcuno può parlare di energia, altri che del fatto che la casualità non esiste e che tutto è un disegno che attraverso la fede o entra solo in un campo magnetico, oppure la nostra storia non è dissimile a quella di altri genitori che hanno vissuto la nostra esperienza, si sono impegnati nel sociale, nel cercare di trovare risposte ad un problema ed un dolore che li aveva toccati in maniera diretta. Ci siamo resi conto che la prima cosa da fare era riscrivere i rapporti tra pazienti in coma, familiari ed equip sanitaria. La struttura dà vita a una nuova alleanza terapeutica che vede insieme nei loro rispettivi ruoli medici, operatori non sanitari, associazioni, familiari e volontari, tutti coinvolti accanto alle migliaia di persone che ogni anno entrano in coma per incidenti stradali o sul lavoro, ictus, arresti cardiaci, aneurismi, intossicazioni e altre cause. Ma la riabilitazione deve continuare ad operare nella società, nella vita culturale, nei modi e negli stili di vita per far conoscere la nostra normalità, le altre diversità. E perché la disabilità sia riconosciuta tra le differenze della vita normale, occorre un grande coordinamento, una reale rappresentatività federale tra le associazioni che si occupano di questo problema, che oggi è, nonostante tutto, troppo debole. La vera rappresentatività non passa dal protagonismo delle storie. La storia di mio figlio è la sua storia, che investe anche me come genitore, ma non mi fa diventare protagonista, ma è quella dei progetti, delle strategie, da mettere insieme e dalle esperienze. Questo è difficile da capire e da far capire. Chi crede che abbiamo finito di camminare non sa ancora quanta strada dovremo ancora percorrere. Oggi sappiamo, dopo aver tanto camminato, che la strada è ancora lunga, ma questo importante cammino non ci spaventa più. Sappiamo che dobbiamo e possiamo andare avanti tutti insieme.
Ma come si comunica con una persona in coma? La prima cosa che puoi fare è parlare. La seconda cosa che puoi fare è cantare. Un'altra cosa che puoi fare è sentire. Un'altra cosa che puoi fare è toccare. Un'altra cosa che puoi fare è baciare. Un'altra cosa che puoi fare è leggere. Quello che devi sempre fare è amare. La cosa più importante che puoi fare è essere in ascolto, da qui puoi cominciare. È molto difficile ascoltare il silenzio. Il silenzio è un rumore, ma è un rumore che non conosciamo. Forse se una fortuna di vivere in un luogo isolato, lontano dal traffico, se uno ha i doppi vetri alle finestre, la sera a letto prima di addormentarsi, allora forse si può ascoltare la voce del silenzio. In un reparto di rianimazione, in un ospedale, non c'è mai silenzio. Se poi c'è il ventilatore dell'ossigeno, è ancora più difficile isolarsi. Qualcuno dice che i pazienti in coma ricordano il ritmo del respiro, delle macchine che permettono il loro respiro. Non ostacoliamo quello che c'è intorno a noi, ora fa parte di noi. La seconda cosa che puoi fare è cantare. Ricordi, c'erano delle canzoni che lui piacevano, che facevano parte del suo mondo, che magari cantavate insieme. Prova a cantargliele, non c'è imbarazzo in questo. Puoi sussurrare all'orecchio. Sì, proprio così, si può anche essere chinati o seduti di fianco e in brevi momenti, con brevi stimoli, si può provare. Bisogna lasciare spazio tra uno stimolo e l'altro, perché i momenti di reazione, se mai ci fossero, possono essere molto lenti e molto distanti dallo stimolo. Sussurrare. Ho visto ad Innsbruck logopedisti abbracciati al paziente a letto, nelle prime fasi di coma, parlare, sussurrare, stimolare la bocca. Non ci deve essere imbarazzo. Ho visto traduttori quasi abbracciati ai relatori in quella tecnica detta dello chuchotage, un sussurrio nelle orecchie di tutto quello che viene detto. Visto fuori dei ruoli far ridere, ma è molto efficace. Ecco, siate efficaci. Un'altra cosa che puoi fare è sentire, mettersi in ascolto senza la paura di non fare nulla. In questo caso anche un sordo potrebbe sentire. Un'altra cosa che puoi fare è toccare. Una volta ad un convegno ho sentito un fisioterapista che diceva: mi sembra di essere un fornaio, ho sempre le mani in pasta e non posso fare a meno di sporcarmi di farina. Ecco, sentitevi un po' così e non abbiate paura di sporcarvi di farina. Siate leggeri, le vostre mani hanno la forza dell'amore. Verrà il momento che potrete stendervi vicino, far sentire tutto il calore che siete in grado di dare. Un'altra cosa che puoi fare è baciare. Toccare con le labbra, sentire il senso della relazione, quell'intimità che appartiene a due persone che si vogliono bene. Un'altra cosa che puoi fare è leggere. Noi non sappiamo se vede, non sappiamo se capisce, non sappiamo se sente. Ma è anche così difficile sentire la teoria delle tre scimmiette: non vede, non sente, non parla. Quelle di cui siamo certi è che noi tutto questo lo facciamo e ne siamo consapevoli. Perché non farlo per lui, per lei? Perché non farlo per noi? Quello che devi sempre fare è amare. L'amore è una massa d'acqua in un calice sempre troppo piccolo. Per evitare che questo trabocchi, che si versi, che si perda, dovete continuamente riversarlo. Questa immagine può servirvi a sentire o a far sentire quel senso di pienezza di cui avete bisogno.
non dovete preoccuparvi, non preoccupatevi. Il dolore ha una data di scadenza. Il dolore è acutissimo all'inizio, poi diventa sordo, silenzioso, continuo, poi diventa una presenza abituale. Ti svegli al mattino e sei immerso nel dolore, ma è da tanto tempo che ci sei dentro, che ti mancherebbe se non ci fosse più. Molti sanno da vicino cosa significa la parola coma. Fa paura. Queste mie parole vogliono essere di speranza e di aiuto per chi ora si trova faccia a faccia con questo terribile e angosciante momento della vita. Non abbattetevi, sorridete ai vostri cari. Si può riuscire, si può tornare a ridere, a divertirsi, a essere felici. Voi e le vostre famiglie state vivendo un'esperienza che vi lascerà più ricchi di conoscenza, di comprensione, di amore. Cose che non si comprano e non si vendono, ma che la vita regala quando dà prove talmente dure che non si pensava di poter sopportare. È alto il prezzo da pagare. Alcuni non ce la fanno, si riempiono di rabbia e vorrebbero prendere a pugni tutti. Ma purtroppo questo non farebbe cambiare nulla e sarebbe solo una sconfitta. Quando mi è capitato, insieme a mio figlio Davide, di andare a Roma per un'intervista in una trasmissione che parlava di coma e risveglio, mi è stato chiesto come vive una famiglia quando ha qualcuno in un letto, in quella condizione. Ho avuto problemi a rispondere in pochi istanti, perché è difficile far capire con poche parole cosa si prova. Sono situazioni nelle quali nella stessa persona ci possono essere reazioni molto diverse. Si passa da momenti di disperazione a momenti di grande speranza. Si prega, ci si sente molto vicini a Dio e gli si può parlare sicuri di essere ascoltati. Poi si sprofonda nella più grande angoscia. Si ricordano i momenti felici vissuti insieme e ci si chiede come potevamo dare importanza a cose stupide e non capire la grande felicità di essere vicini. Poi ancora si corre dal nostro caro che non risponde e lo si guarda con occhi nuovi, scrutando ogni piccolo accenno di movimento. Se si ha fortuna, e spesso in contrasto a quello che dicono i medici, che ancora non se ne sono resi conto, i primi piccolissimi movimenti si intuiscono prima ancora di vederli. Quando finalmente inizia il risveglio, sembra che il cuore si liberi da un peso che era lì da tanto tempo, che ormai faceva parte di noi, e quasi se ne sente la mancanza, come se non si abbia il diritto a questa felicità. Ora c'è la risalita, faticosa, pesante, logorante, minuto dopo minuto, un boccone, uno sguardo, una parola, e piano piano si ritorna alla vita. Tutti partecipiamo a questa risalita, non priva di cadute, come quando si risale da una duna e ci ricade giù alla partenza, in una fossa piena di ombre e di paure. Noi questo periodo l'abbiamo vissuto insieme, stretti vicino a Davide, lui nel suo letto di ospedale dove la caduta da cavallo lo aveva condotto. Mio marito, che ora non c'è più, e gli altri miei figli Andrea e Claudia con i loro compagni. Siamo stati uniti e questo ci ha aiutati enormemente. Non ce l'avremmo fatta altrimenti. La nostra famiglia ne è uscita più compatta e forte. Mi auguro che queste parole siano di aiuto a chi si trova ora in questi momenti difficili, come sono state di aiuto per noi le parole di un amico di Andrea, che ci ha testimoniato il suo vissuto da ex traumatizzato e ricorderò sempre con gratitudine.
Costruire un mondo nuovo intorno a loro si può. Mio marito da qualche anno è in stato di minima coscienza. Dopo diversi mesi trascorsi in ospedale siamo stati ospitati alla casa dei risvegli Luca di Nigris. Una struttura assolutamente competente che ti accoglie in un momento in cui non saresti in grado di gestire e accudire il tuo caro. E forse nemmeno te stessa. Lì ho imparato a fare tutto, sono stata supportata sia a livello pratico che psicologico e questo mi ha dato la forza poi di affrontare il futuro con determinazione, sicurezza e speranza. Ringrazio fortemente e con affetto tutte quelle persone che hanno ruotato intorno a noi, contribuendo a farci arrivare alla situazione di oggi. Grazie a tutti gli amici di Luca e grazie anche a Luca, piccolo angelo. Io credo sia proprio questa la strada giusta, quella di far nascere altre case di risvegli in Italia e nel mondo. Quindi altra forza, altro incoraggiamento, altro amore e speranza per ognuno di noi. Quello che ci è successo è stato come un forte colpo di vento che ha portato via e distrutto quasi tutta la tua vita, seminando pezzi dappertutto. Mi chiesi, e adesso cosa facciamo? Lo shock e il panico per un bel po' non ti permettono di ragionare e tantomeno di agire. Poi però qualcosa cambia e proprio da quel dolore che ti schiaccia esce fuori qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non conoscevi o almeno non ne conoscevi l'entità. Vuoi farcela, vuoi uscire fuori, vuoi vivere, vuoi combattere, lottare con tutte le tue forze per spostare quel grosso macigno che ti sta soffocando. Ecco che allora cominci a radunare e a raccogliere ogni pezzo che trovi per salvaguardare quello che resta di te, dalla tua famiglia, quel che resta di tuo marito. Cerchi di rimettere insieme quello che puoi perché sai che quei pezzi sono importanti e ti accorgi che quello che pareva soltanto un coccio non è più solo un coccio, ma un bene da proteggere, da preservare. E quello che sembrava solo un semplice pezzo di vetro, se lo guardi contro il sole, brilla. Io non mi sono mai arresa a quello che non avevo, me lo sono inventato. Lo so che può sembrare utopistico, ma con me ha funzionato. Io soltanto così sono riuscita ad affrontare la situazione. Non sono stata capace di stare lì a guardare. A casa, giorno dopo giorno, ho veramente costruito una vita nuova, con tutte le mie debolezze, le mie battaglie, con me stessa dalle quali uscivo distrutta, ma ogni volta un po' viva e un po' più serena. Sì, è una vita molto, molto diversa da quella di prima, ma sempre vita. E l'ho accettata proprio nella sua diversità. Non ho barato, non mi sono raccontata favole, non mi sono commiserata, non mi avrebbe aiutato. Ho cercato invece di guardare non a quello che non c'era più, ma a tutto quello che ci poteva ancora essere e ci ho visto un universo intero. Mi sono inventata di tutto, parole, gesti, imitazione, qualunque cosa che attirasse anche minimamente la sua attenzione. Ho colorato tutto perché si può creare un mondo intero intorno a una persona, se lo si vuole. Io non lo so come ho fatto in questi anni ad andare avanti. Quello che so è che non ho mai pensato nemmeno per un attimo che lui non ci fosse più. Ho sempre sentito la sua presenza esattamente come prima, più di prima. Ho condiviso. Ecco, è questo quello che sento dentro di me.
la condivisione. Ho sentito parlare di uomini invisibili, invisibili, e poi questi limiti che si vogliono dare. Ma quali limiti? I limiti di che? Cosa vuol dire? Cosa facciamo? Come a scuola che tiriamo una riga? Voi siete in grado di dare dei limiti al pensiero, alla mente, alle emozioni? Beh, io no. E non soltanto io. Certo, il dolore è silenzioso, il dolore è una faccenda intima, ti accompagna, ti segue, diventa come un tuo fratello. Il dolore è una parola scolpita nella nostra pelle. Noi familiari sappiamo bene che cos'è, sappiamo bene anche come stanno le cose, ma questo non ci impedisce di andare avanti e di combattere la battaglia più dura e ingiusta della nostra vita. Perché la vita non è solo dolore. La vita è fatta anche di sogni, di speranze, anche se non si realizzeranno nel senso concreto del termine. Siamo noi che gli possiamo dare corpo, e tutto ciò a cui si dà corpo diventa una realtà, la realtà dei sogni, la realtà della speranza, la realtà delle sensazioni. E non importa quanto alzeranno un dito o quanto apriranno un occhio, e non ci dobbiamo scoraggiare se i risultati non sono visibili dall'esterno. Magari lo stanno facendo dentro di loro. Quello che importa è averli resi partecipi della vita che gli appartiene. Non importa. Importa averli difesi, rappresentati, aver lottato per i loro diritti. Importa dirgli: noi abbiamo bisogno di te e non viceversa. Dirgli che anche la società ha bisogno di te, perché tu, con la tua mobilità, sì, proprio così, con la tua mobilità puoi contribuire a rendere migliore le persone. Questa, per me, è la dignità. Buonasera a tutti, sono il papà di Andrea, un ragazzo di 18 anni, ha avuto un incidente stradale, coma per un mesetto, poi un po' di riabilitazione al terzo piano e poi la casa dei risvegli. E ogni tanto il dottor De Nigris mi mandava delle email, mi chiedeva come sta, come ti trovi, eccetera, e io gli rispondevo. E vi leggo alcune cose che ho scritto a Fulvio, che lui ha pensato di pubblicare nel libro che spero leggerete. Sono un papà. Ancora non mi do pace per il fallimento dell'esperienza romana. Eravamo andati ad una trasmissione televisiva a Roma. E dovevo essere per quella mattina l'ambasciatore della casa di risvegli, ma poi l'emozione, l'ansia, la apprensione hanno preso il sopravvento. Ma sono un papà. Quando al mattino vesto e preparo mio figlio per la palestra, quando uscendo suona insistentemente la porta, sapendo che sono già sotto la doccia, poi quando mi vede grondante andare alla finestra, si piega delle risate. Sono un papà quando penso agli albergatori della Riviera Romagnola che non hanno camere per disabili, agli amministratori che lasciano le barriere architettoniche nei marciapiedi, al prossimo che tollera a fatica la presenza di una carrozzina, ma poi la sera, quando lo metto a letto stanco di piscina, palestra, d'amici, mi regala, credetemi, sorrisi che mi ripagano dei momenti di sconforto di tutta la giornata. Vivo di queste piccole grandi gratificazioni. Io porto questo fardello a fatica, ma lo porto con gioia perché sono un papà e questi sono i miei tormenti. Un'altra cosa che il dottor De Nigris ha pubblicato nel libro è questa qua. Lui mi chiedeva,
Ma come va adesso che è ritornato a casa, dopo la casa dei risvegli? Come sta a domicilio? Dorme? Si interessava sempre. E io gli dicevo, di notte facevo le mie piccole riflessioni. Fa una tenerezza quando dorme. Viene un nodo alla gola, lo sento piccolo e indifeso. Ha bisogno di protezione, dell'affetto dei noi genitori, dei suoi amici, del mondo che gli sta vicino. Come vuoi che stia, Fulvio, si tira avanti. E come è cambiata la vita? A quante cose piccole e materiali pensavo prima dell'evento di Andrea. Era un copione già scritto, una cosa déjà vu. E ora imparo a conoscerlo meglio. Intanto domani ritorniamo sul parquet del basket per vedere i Bianconeri Ba. Era la sua squadra del cuore, lui giocava a basket. In una delle tante partite di campionato, i suoi amici che gli dedicheranno la partita e i canestri più belli. Anche se alla fine, pazienza, perderanno, la partita più importante è già stata vinta ed è quella della vita. Ora è qui con noi e insieme dobbiamo affrontare le battaglie per migliorare. È così, caro Fulvio, che e non chiedermi più nulla, se no faccio dei romanzi. Buonanotte a tutti coloro che sanno lottare. E le vittorie sicuramente arriveranno. Grazie a tutti. Questa che leggerò è una testimonianza di Suor Serafina e Suor Annunziata. Per custodirla. A raccontarci com'è la sua giornata con Suor Annunziata e Suor Serafina che non ha fatto nessun corso da infermiera, ma è meglio di un'infermiera. Non ha fatto nessun corso, come dice la dottoressa Lia Guerrini che la segue. È il corso della vita, del buonsenso e dell'amore. Cominciamo alle 5:45 per accudirla. Perché poi abbiamo la messa e la vita di comunità. La laviamo sul letto, dalla testa ai piedi, le facciamo delle spugnature, poi la mettiamo in carrozzina e andiamo tutte a messa. Qualche volta dorme, tante volte ha gli occhi aperti, sembra che ci segua con lo sguardo. Facciamo la Santa Comunione, perché se non capisce lei, capisce il Signore. Poi verso le 8 la rimettiamo a letto. Alle 11:30 torniamo, la mettiamo in carrozzina, la portiamo al refettorio con noi. Mangiamo insieme, noi con le posate, lei con la PEG. Sta con noi. Verso le 14 la rimettiamo a letto fino alle 17:30. La rialziamo, le diamo un'altra parte di cibo. Un frullato misto di banana, pompelmo e kiwi. Dagli esami risulta che manca sempre un po' di potassio. Per aumentarlo, invece delle medicine, le diamo la frutta. Arriviamo alle 19 e la portiamo con noi. Ci fa compagnia mentre ceniamo. Poi la riportiamo su fino alle 20:30, 21. E dopo viene una signora a fare la mezza nottata dalle 21 alle 24. Una poltrona è il letto di Suor Serafina da 12 anni. Dopo le 24 arriva anche Suor Angela a farle compagnia. La notte a volte è agitata e Suor Serafina chiude un occhio solo. Io dormo anche troppo, dice. Cosa le ha insegnato Suor Annunziata? Mi ha insegnato a starle vicino con amore, perché anche la dottoressa me lo disse. Sa, sono persone che hanno bisogno di amore e io cerco di farlo. Ma mi viene spontaneo perché c'era un rapporto molto bello e ora si è rafforzato. Mi ha insegnato che queste persone sono vive, non sono persone inutili. Quando mi hanno detto di Luana mi sono rattristata molto. Non sanno cosa perdono. Stando vicino a Suor Annunziata, sento che capisce. Solo bisogna aiutarla. Si è creata una certa complicità tra noi.
Se parlano le consorelle è diverso da come parlo io. Sono capitate tante piccole cose che ci danno l'impressione che non sempre, ma tante volte è presente. Ma quanto aiuta la fede? Tanto. Bisogna vedere con fede, perché altrimenti si potrebbe dire: perché proprio lei? Perché il Signore attraverso Suora Annunziata salva il mondo? Io glielo dico sempre: sei nelle mani di Gesù per salvare il mondo. Lei sembra che mi segua. Quando stava bene aiutava i sacerdoti, tanti missionari, ci teneva molto. Li aiutava in modo materiale, scriveva lettere dappertutto. Andava in giro a fare la missionaria anche stando ferma qui nel convento. Giornalmente glielo ricordo e la tengo aggiornata su tutto quello che avviene nel mondo. Secondo lei, Suora Annunziata, prega? Prega con la vita, anche senza parole. Tante volte ci segue nelle nostre preghiere. Prende la comunione tutti i giorni. Cosa vi sentite di dire alle altre famiglie che sperano e che hanno situazioni simili? Che abbiano la forza, che sappiano che hanno un tesoro in mano. Direi loro di vedere con fede, ma a volte la fede non c'è. E come si fa? C'è l'amore. E questo è importante. Bisogna seguirli con amore. E loro sentono vicino chi gli vuol bene. Vivo perché qualcuno mi ama. L'ho letto in una casa di una famiglia che accudisce una persona in stato vegetativo. Luca non c'è più, ma io sento che c'è. Sento che ci sei. In questo silenzio che non ha rumore, che non ha spazio, senza confini. Mentre ti osservo, cerco un movimento. Immagino un movimento, percepisco un movimento. Ho imparato a sentirti anche senza voce, ad ascoltare i tuoi sospiri, i tuoi lamenti, che costituiscono un alfabeto di un vocabolario sconosciuto. Noi siamo, non per la somma delle nostre identità, ma per un qualcosa che è più della somma delle nostre parti. Gli altri parlano, parlano e scrivono. Descrivono la teoria delle tre scimmiette: non sente, non vede, non parla. In questo luogo che parla di te,
in questa unione che vede con te, in questo abbraccio che mi unisce a te, io sento che ci sei e sono sicuro che ci sei, e va al di là di quello che sei. Sei nell'aria, sei nei miei pensieri, nelle mie azioni, nei miei desideri, sei nel mio presente e alimenti il mio futuro. E se anche tu non ci fossi, e il dubbio qualche volta mi assale, io sentirei comunque che ci sei. Richard Steven Figoni agli effetti della chitarra. Grazie a Marco, Maria, Franca e Anna per le testimonianze. Hermes, ad Hermes, anche Hermes, scusa. E Stefano Masotti per la regia di questa serata. Grazie a voi per averci sentito.